siamo alla finale del Gran Premio Duomo, sono 6 al via dopo il ritiro del numero 4 Mindy Esolo e del 6 Ucon Don. Al numero 1 Crowns Invitation, 2 Bon Vivant, 3 Incredible DJ, 5 Medio Prophet. In seconda fila al numero 7 The Devil e al numero 8 Mr. Luken. Macchina che va per staccare. In lotta Bon Vivant e Incredible DJ. Bon Vivant allo steccato, è attaccato da Incredible DJ. Insiste Incredible su Bon Vivant. Lo sopravanza sulla prima curva, più indietro è Medio Prophet. Primi 200 metri sbaglia Bon Vivant, primi 200 metri in 13.8 con Incredible DJ leader su Bon Vivant, poi Medio Prophet, quindi Crowns Invitation, The Devil e Mr. Luken. 28.7 per il primo mezzo giro con Incredible leader su Bon Vivant, poi Medio Prophet, Crowns Invitation. Si completano i 600 in 44 e siamo al passaggio davanti alle tribune con Medio Prophet che prende la via del largo, lo segue Crowns Invitation, mentre Incredible DJ completa il primo giro in 59 abbondante. Siamo all'imbocco della penultima piegata. Incredible leader, poi Bon Vivant a far coppia con Medio Prophet, quindi Crowns Invitation, poi The Devil e Mr. Luken. Chilometro in 1.14, cavalli sulla retta opposta alle tribune. Incredible in vantaggio, ora scatta in terza ruota Crowns Invitation. Manca mezzo giro alla conclusione con Incredible DJ in vantaggio, inseguito a grandi falcate da Crowns Invitation, dietro ai due Medio Prophet. 200 metri alla conclusione con Crowns Invitation che attacca con decisione Incredible DJ, passa in vantaggio Crowns Invitation e va a vincere con estrema facilità su Incredible DJ. Per il terzo posto invece sono vicini Medio Prophet e The Devil. Dietro le ali dell'autostart con Bon Vivant, Incredible DJ, possibili protagonisti di una partenza di fuoco. Incredible DJ e Bon Vivant infatti sono subito in lotta. Incredible cerca di scavalcare Bon Vivant. Vittorio Cuzzinati spera di avere via libera questa volta da Bjorn Lindblom, ma non ha capito che lo svedese non è tipo che manda via, specie questo cavallo, fino a quando Vittorio Cuzzinati sceglie la maniera forte, mettendosi davanti quando proprio lo spazio non c'era interamente. E così Bon Vivant ha avuto un traballone, però è secondo in corda. Terzo si è messo Middle Prophet, poi Crowns Invitation e a chiudere Mr. Luken e The Devil. Quali cavalli ora sono all'apice della seconda curva con Incredible DJ che è a condurre con una frazione dai primi 400 metri di 28.7. Ora c'è una stoppata notevole di Vittorio Cuzzinati in salchi all'allievo della Noble Stardom Incredible DJ, che è in vantaggio davanti a Bon Vivant con Bjorn Lindblom. Middle Prophet anticipa l'avanzata di Crowns Invitation e si porta ai fianchi dell'allievo di Bjorn Lindblom Bon Vivant, mentre più indietro seguono The Devil e Mr. Luken. Middle Prophet ora è ai fianchi di Bon Vivant, mentre Crowns Invitation temporeggia ancora un po' alla corda, aspetta l'allievo di Pippo Gubellini a venire via, poi adesso lo richiama ed è un altro parziale, un altro passo, quello dell'allievo di Domenico Toniatti, che scavalca in tromba la coppia formata da Middle Prophet e Bon Vivant, mentre anche The Devil cerca di essere la partita. Incredible DJ è sotto la minaccia di Crowns Invitation, si ripete il duello della Repubblica con Crowns Invitation che dà l'impressione di poter passare e disporre agevolmente di Incredible DJ. È un'apoteosi per Crowns Invitation che vince davanti a Incredible DJ. Terzo è Middle Prophet e quarto è The Devil. Il tempo è di 1.12.4 ed è il nuovo record della pista. Di un secondo è sceso il record della pista di Keston Patriot
che durava da tantissimo tempo, ha vinto Kraus Invitational a tempo di record 1:12.04, secondo Incredible DJ e terzo è Middle Prophet. Signore, contro questo Kraus Invitational non c'è niente da fare, pista grande, pista piccola, in testa, di fuori, questo... che rimane ai suoi fianchi, più indietro Mindy Esolo, poi Mr. Laken e Silver Sand Pilot. Cavalli in curva sulla curva finale, entrano in retta d'arrivo con Ukon Don, stappato Enrico Bellè, cerca di difendersi al finale di Crowns Invitation che passa. Ukon Don è passato anche da Mindy Esolo, mentre all'esterno avanza anche Mr. Laken. Vince Crown Invitation davanti a Mindy Esolo, terzo Ukon Don e quarto Mr. Laken. Quindi sembra il cavallo sia un buon cavallino, Toniatti che scavalca in tromba la coppia formata da Middle Prophet e Bobby Van, mentre anche The Devil cerca di essere la partita. Incredible DJ è sotto la minaccia di Kraus Invitational, si ripete il duello della Repubblica con Kraus Invitational che dà l'impressione di poter passare e disporre agevolmente di Incredible. Della pista, di un secondo è sceso il record della pista di Keston Patriot. Corsa bellissima di un cavallo che non avevo mai visto correre bene a Firenze, meglio di Keston Patriot sicuramente stasera. 20 anni che vengo alle corse, mai visto un cavallo che va così forte. Proprio non riuscirei a paragonarlo a nessun cavallo. È straordinario, se fosse invece di un cavallo fosse una persona lo sposerei subito. Leo della pista ha vinto un gran cavallo e niente da dire, 5 secondi che si dice. È stato uno spettacolo bellissimo e purtroppo è stato guardato solo dal pubblico di Firenze. Mi dispiace che in Italia tutti gli appassionati ippici non abbiano potuto gradire questo spettacolo veramente bello. Signor Stakeholder, Presidente dell'Unione Europea del Troppo. Signore Rani. Pogu Bellini, record mondiale in pista piccola, 1:12.04. Bene. Sì, il cavallo che li fa, stupisce sempre di più. Stupisce soprattutto la facilità con la quale un cavallo che tra l'altro non parte velocissimo poi riesce a costruirsi la corsa. Sì, esatto, poi con l'uno fa anche più difficoltà. Trieste era partito benissimo, aveva anche il 4. Comunque. C'è un segreto in tutto questo. Ma il segreto è un cavallo che è fantastico. È tenuto benissimo dall'allenatore veterinario, è tutta una regolazione perfetta. Sentiamo il cavallo, sei d'accordo, Kraus?